Sfida di alta classifica tra il Magenta di Lorenzi e la Calvairate di Motta, con le Aquile che arrivano dalla scorpacciata di gol sul campo del Vittuone e la Calva dal solido successo contro la Canonese della scorsa settimana. Si comincia con la punizione di Pedrocchi che colpisce la base del palo, si salva la Calvairate che ci prova su calcio d'angolo qualche minuto dopo, colpo di testa di Scacca Barozzi sul cross di Conte, la tiene lì Taliento, ancora Pedrocchi su piazzato, punizione pericolosa su cui Colombo deve distendersi e deviare in calcio d'angolo, poi contatto in area di rigore tra Perini e Solo, l'arbitro vede un colpo proibito del difensore del Magenta che al 36esimo è costretta all'inferiorità numerica per il rosso diretto al difensore. Allora la Calvairate ci prova con il cross dalla destra di Conte, manca l'intervento Scacca Barozzi, ci prova al volo Passoni con una gran conclusione che però è troppo centrale, Taliento la tiene lì. Con le immagini passiamo alla ripresa che inizia con la scorribanda offensiva di Avinci che entra in area di rigore, Scacca Barozzi lo mette giù per l'arbitro in modo falloso, calcio di rigore al terzo minuto del secondo tempo, dal dischetto freddo implacabile il classe 2003 che spiazza Colombo e porta in vantaggio il Magenta. Nonostante l'inferiorità numerica alla festa dei ragazzi di Lorenzi, la reazione però della Calvairate è veemente, passano due minuti e il cross dalla destra di Campanelli trova sul secondo palo il perfetto inserimento da parte di Passoni che col piatto fredda Taliento per il gol dell'1-1. Sono passati solo due minuti dal vantaggio del Magenta, la Calvairate ci crede e vuole vincere, prova la pressione alta, la squadra di Motta con Achenza che riconquista un bel pallone, So viene murato dalla difesa del Magenta, pallone sul sinistro di Moratti che spara forte, grandissima parata da parte di Taliento, ma l'occasionissima la Calvairate ce l'ha qualche minuto dopo con Passoni che pennella in aria, So controlla col petto e spacca la traversa col mancino al volo, poi riesce a salvarsi il Magenta con Ortolani, break allora dei gialloblu che ci provano da sinistra con Sala, pallone che colpisce il palo esterno e poi Grillo che offre Papa Sodaro al limite, conclusione potente alta di poco sopra la traversa, si infortunerà poco dopo anche il numero 8, a lui gli auguri per una pronta guarigione. Minuto 96 con tutti i tifosi del Magenta che urlano all'arbitro, è finita in realtà, riconquista di Pedrocchi e Avinci dopo l'assist di Grillo trova il gol vittoria, minuto 96 che scocca preciso nel momento in cui il pallone finisce in rete, gioia per le Aquile gialloblu che conquistano tre punti insperati in inferiorità numerica, non c'è tempo neanche di battere il calcio d'inizio. Il Magenta vince 2-1.